Vice Sindaco Fossati, si affaccia su Imperia un nuovo progetto di riqualificazione. L'area dell'ex mattatoio sull'argine destro la conosciamo bene per essere, ahimè, diventata ad oggi una zona a rischio di degrado. Ecco, c'è un progetto, c'è una trasformazione, lo avete già approvato in giunta, è così? Sì, c'è un progetto, come dice giustamente lei, quella è un'area oggettivamente molto degradata oggi, è l'area per chi ci ascolta dell'ex macello e poi successivamente c'era un magazzino di materiali edili, diciamo, per l'edilizia. È stata tutta acquistata quell'area dal gruppo Arimondo che ha presentato un progetto per riqualificarla, quindi demolire i volumi esistenti e ricostruirli, riqualificandoli per costruire un immobile di natura commerciale, che non sarà un nuovo supermercato, ma sarà uno spostamento di un supermercato che c'è già, sempre dello stesso gruppo, in un altro sito della città. Quindi quell'area verrà completamente riqualificata, a mio avviso in modo adeguato, ci saranno parcheggi, ci sarà del verde, funzionali ovviamente all'esercizio commerciale e ci sarà anche un allargamento stradale con marciapiedi, una fermata dell'autobus adeguata e dei parcheggi pubblici. Quindi direi un buon intervento, l'abbiamo esaminato in giunta la settimana scorsa, quindi io credo che nel giro di qualche mese vedremo partire anche questo cantiere nella nostra città. È un cantiere che anche qui dà una ricaduta importante, al di là della riqualificazione ambientale e urbanistica, anche dal punto di vista economico, nelle casse comunali, perché per questo intervento il soggetto attuatore verserà nelle casse comunali quasi 500.000 euro, che sono somme sicuramente molto importanti, che serviranno al comune per fare ulteriori opere pubbliche e fare tutti quegli interventi che voi state già vedendo nella nostra città. Quindi insomma i punti fermi sono 500.000 euro di oneri di urbanizzazione, riqualificazione di un'area decisamente malmessa e non un supermercato in più, ma lo spostamento di una struttura commerciale. Esatto, lo spostamento in una zona più adeguata oggettivamente, no? Non facciamo i nomi della marca del supermercato per Certo. non fare pubblicità in diretta, però si sposterà una realtà commerciale già esistente in una situazione non ottimale, in una situazione sicuramente più ottimale, quindi con un vantaggio anche per i consumatori. Poi quell'immobile, quella zona lì, anche con questa realtà, nuova realtà commerciale, sta sempre più assumendo i connotati dell'area commerciale della nostra città, che secondo me ha una sua logica, nel senso che il consumatore andando in quell'area avrà più offerte commerciali e quindi sarà in condizione di scegliere qual è l'offerta che più aggrada secondo le sue esigenze. Quindi per concludere, Fossati, possiamo dire che nonostante il coronavirus, tutte le limitazioni, anche le difficoltà che ci sono fra lavoro a distanza e misure invece da tenere negli uffici, gli uffici comunali riescono comunque a produrre questa pratica andata in porto ugualmente. Sì, guardi, io la ringrazio di questa considerazione perché mi consente di ringraziare i dipendenti comunali e dar atto del loro impegno. Giustamente il sindaco ha più volte sottolineato che il comune non può chiudere, il comune non deve chiudere anche in un momento di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo. Però è giusto anche tutelare i lavoratori e quindi il comune ha adottato tutte le misure per tutelare la salute dei lavoratori, tra cui anche il cosiddetto smart working, no? Lavorare da casa collegati via internet. E devo dire che su questa pratica l'abbiamo sperimentato molto bene. Due funzionari che hanno seguito direttamente questa pratica, hanno lavorato da casa, interfacciandosi col dirigente, con me, direi praticamente tutti i giorni, anche più volte al giorno, e siamo riusciti a portare in porto questa pratica, una pratica complessa che sicuramente è iniziata mesi fa, però nonostante questa situazione di epidemia, grazie all'impegno di tutto, e ci tengo a sottolinearlo, proprio dei dipendenti comunali. Vede, spesso siamo tutti un po' portati a dire che i dipendenti comunali o pubblici non lavorano, non amano il loro lavoro. Non è vero, non è assolutamente vero. Io ormai sono quasi 20 anni che sono a vario titolo nell'amministrazione comunale e devo dire che ho riscontrato sempre grande amore per il proprio lavoro, grande passione, grande impegno. Poi, per carità, come in tutte le categorie, anche negli avvocati, anche nei giornalisti, c'è chi lavora di più, chi lavora meno, chi ama di più il proprio lavoro, chi lo ama meno, ma il giudizio generale è assolutamente positivo e questa pratica me ne ha dato riprova una volta di più.